Ciao Fabio, Raimondo Bovone di Alessandria Puntitì, Gazzetta dello Sport. Riparto da quando ci siamo lasciati l'ultima volta, quando tu dicesti le valutazioni le facciamo alla fine. Ecco, nel tuo ruolo, pensi di aver fatto degli errori e se sì, quali? In una stagione dove si retrocede, come questa, dove la squadra che io dirigo dal punto di vista tecnico retrocede, è ovvio che ho fatto degli errori sulle valutazioni, sugli interventi, sulle gestioni, evidentemente qualche errore l'ho fatto. Sono passati 5 giorni dalla retrocessione e sono stati giorni difficili anche per me dal punto di vista emotivo. E ogni giorno trasformo la rabbia, la delusione, l'amarezza in quella che deve essere una riflessione del mio operato. Mi ritengo una persona umile e so di aver commesso degli errori. In conseguenza sì, la risposta è sì, ne ho commessi. Quali? Beh, evidentemente valutazioni tecniche. E valutazioni di gestione, momenti in cui ovviamente potevo intervenire o fare qualche intervento in alcuni momenti di difficoltà. Questo è quello che potevo fare meglio. Se poi mi chiedi nomi e cognomi, non te lo faccio. Grazie. Prima per il Dario, se il piccolo è tutto sport. Hai parlato di momenti di difficoltà. Sono momenti di difficoltà della squadra, di momenti di difficoltà della gestione, di momenti di difficoltà di scelta del mercato. Riempiamo un po' di contenuti questi momenti di difficoltà. Ci sono un po' tutti i momenti. Al di là del fatto che questa è stata una retrocessione che è arrivata all'ultima giornata, prendiamo la Serie B per un punto, dopo un campionato che ci ha visto iniziare pagando lo scotto della categoria, della non conoscenza della categoria. Poi ci siamo, secondo me, con il lavoro raddrizzati, abbiamo cominciato a fare buone prestazioni, abbiamo fatto anche buoni risultati. E dopodiché, nella seconda parte del campionato, siamo andati un po' in difficoltà nella seconda parte, nella parte finale del campionato. Le valutazioni che posso aver sbagliato ovviamente sono di tipo tecnico, perché potevo scegliere cose diverse, ma me ne accorgo adesso. E potevo ovviamente attivarmi in maniera diversa in alcune situazioni che ho ritenuto a volte di dover far scorrere o intervenire in maniera più forte o meno forte. Dopodiché, insomma, ti ripeto, fare nomi e cognomi di chi penso di aver sbagliato o... Perché poi bisogna fare un'analisi onesta, intellettualmente onesta. E quello che mi chiedo sempre da quando faccio il direttore, questo è il quinto anno che faccio il direttore, nella valutazione tecnica che io posso sbagliare, ci sta anche un pensiero mio, che è quello se ho dato tutto affinché un giocatore esprimesse il suo pieno valore. Ed è lì che probabilmente potevo fare meglio. Fabrizio Pozzi, Grigi Online. Faccio due domande. Tu nomi finora non ne hai fatti, però partiamo dagli ultimi, quindi dagli svincolati Ariaud e Barella, che sostanzialmente sono stati davvero poco utilizzati. La prima domanda. La seconda domanda, secondo te le risorse che avevi a disposizione erano sufficienti per fare qualcosa di diverso?
Su Aviano e Barilà sono arrivati qui il 25 di febbraio dopo due percorsi molto simili, cioè nel senso che arrivavano da periodo di inattività molto lunga. E quindi sono arrivati che non erano pronti per giocare. E dopodiché qui entra il discorso che ti ho fatto prima. Loro probabilmente non stavano bene, non sono riusciti ad entrare magari in un meccanismo rodato come poteva essere il gruppo che già dall'anno scorso era con il mister. Di conto probabilmente avremmo dovuto sfruttarli meglio, sicuramente, perché loro ci potevano portare quell'esperienza che magari non ci mancava. Poi si fanno delle scelte, giusto o sbagliate che siano, poi c'è il campo che dice dà un risultato, no? Quindi probabilmente, come ti ho detto prima, dovevamo sfruttarli meglio. L'altra domanda era? Se secondo te le risorse che avevi a disposizione per la tua attività erano sufficienti? Una domanda di $1 milione, cioè nel senso che noi siamo partiti dal punto di vista economico, il budget della società, di una società di medio bassa classifica che doveva lottare per salvarsi. Dopodiché la squadra è piena di situazioni in cui la gente riesce a ottimizzare il lavoro anche spendendo meno. Sicuramente noi abbiamo pagato il fatto di essere arrivati tardi nella Serie B. Comunque Alessandria si è ritrovato in una categoria, la Serie B di quest'anno, dove la competizione era molto alta e la media della categoria della Serie B era molto alta, perché ci sono società che si stanno giocando la Serie A, ma anche una realtà come Vicenza che si è ritrovata nel basso della classifica, che ha potenziali economici enormi. Cioè, il presidente Rosso 10 giorni fa ha ricevuto un'intervista dove lui ha dato mandato a gennaio al proprio direttore di comprare chi voleva con un budget illimitato. Quindi noi siamo andati in questa Serie B contro queste realtà che erano più strutturate e più grosse di noi. Con questo non vuol dire che deve essere un'area di retrocessione, perché la retrocessione avevamo il modo di salvarci, potevamo probabilmente salvarci, ci è mancato un pezzettino grosso così, e quel pezzettino dobbiamo andare a ricercare in tutte le componenti. La società è riuscita a dare un budget che riusciva a dare, probabilmente ha peccato di strategia, ha peccato di inesperienza di categoria. Io come direttore probabilmente ho sbagliato in alcune valutazioni e non portare la mia società ad alcune strategie. L'allenatore ha sbagliato delle formazioni e ha sbagliato probabilmente delle gestioni, e i giocatori hanno sbagliato in alcuni momenti, nei dettagli, alcune vedute delle partite. Qua si retrocessi tutti, non c'è qualcuno che si può tirare fuori. Cioè, e secondo me questo, al di là di ciò che avverrà, che ancora in questo momento non sappiamo, deve diventare un momento di riflessione per tutti, di crescita di tutti. Perché la sconfitta deve essere vissuta come un momento di crescita. Perché se ognuno di noi si fa un esame di coscienza e si mette in discussione e rivive i propri errori, e probabilmente saremo più forti domani per ricostruire qualcosa, per ritornare magari in Serie B. O comunque in ogni caso ognuno prenderà la propria carriera e dovrà essere migliore di quello che è stato quest'anno. Almeno io la vedo così. E io è a quello che sto pensando in questi 4-5 giorni. Agli errori che potevo fare io. Sì, il budget, certo, mi sarebbe piaciuto avere il budget del Monza, ma io sono Alessandro e probabilmente il Monza non ce l'ha a lavorare, non credevo mai, hanno avuto Cagliari. Quindi, cioè, sono è tutto relativo. Ma questo è quello che penso. Sono io che ti buongiorno, direttore Caprano di Gold. Volevo sapere, lei si vede ancora di essere dell'Alessandro dopo questa disamina in un futuro e perché? Ma intanto in questo momento il presidente credo si sia ripreso del tempo per riflettere
è per capire il futuro, quindi io non sono più per... Ho un contratto che mi lega all'Alessandria per altri 2 anni, ma in questo momento non sto pensando a quello che avverrà tra 15 giorni e 20 giorni. Io in questo momento sto ancora riflettendo a ciò che è stato, a ciò che, ripeto, a ciò che ho fatto, a ciò che ho vissuto, a ciò che potevo fare meglio. Poi, quando il Presidente darà indicazioni, farò una riflessione di quello che sarà il futuro. Che c'è? Posso? No. Andrea Bocaccioli, Giro Quinto Divisione. C'è stato un iniziale ritardo nella campagna acquisti, cioè Lungo è andato in ritiro con mezza squadra. Ah sì. E con Mani, secondo me. Di solito, cioè, incominciassimo adesso a programmare, come fanno tanti miei colleghi, il prossimo anno, cioè la programmazione di una categoria, di una squadra, si fa più o meno a fine maggio. Perché, ma a volte anche prima, perché delle telefonate interlocutorie le fai anche prima. Il fatto di essere andati in Serie B il 17 di giugno non mi ha dato la possibilità di potermi muovere con anticipo, anche perché non si può chiamare procuratori e società di Serie A per i prestiti o di Serie B o di Serie C e dire: guarda, se vado in Serie B mi tieni questo giocatore. Primo, perché secondo me porta anche un po' male, e secondo perché non è credibilità, cioè non ci si può muovere con largo anticipo su una cosa che è difficile da programmare. Quindi il tempo è stato quello. Dopodiché siamo partiti con molti giocatori alcuni giocatori che non volevamo tenere, che volevamo sostituire, però dovevamo sostituirli all'interno di un equilibrio economico. Quindi finché questi ragazzi non sono usciti non potevamo fare nulla. Cioè, non è stato così facile organizzarsi per la Serie B, cioè non è stato facile, ma sì, adesso andiamo in Serie B e aspettiamo tutti noi. No, cioè non è stato così. Cioè, la programmazione si fa molto prima, quando arriva così tardi uno si deve anche una mossa e cercare di muoversi velocemente, sempre all'interno di equilibrio, ti ripeto. Quindi quello è successo. La sensazione è che forse, visto anche comunque la chiusura di un girone di andata, se poi il recupero di Vicenza in una posizione non tranquilla ma in una posizione accettabile, abbia forse fatto pensare a questa intenzione di avere, non dico la salvezza in tasca, ma di essere sulla strada giusta, e questo ha influito sul mercato di gennaio. Il mercato di gennaio ha portato qui soltanto prestiti, quindi anche questa scelta dei prestiti è un'indicazione assolutamente di precarietà. Ma non è di precarietà, è di equilibrio, di sostenibilità. Sostenibilità economico, finanziaria, strategica. Cioè, non ci devo girare tanto attorno. Cioè, mi sembrava abbastanza chiaro. È ovvio che noi a gennaio siamo arrivati dopo un ciclo di partite che ci portavano punti, ma soprattutto prestazioni buone tra dicembre e gennaio. Ma non pensavamo di essere salvi, e neanche avevamo forse da poco tirato fuori la testa da una zona di retrocessione, ma non abbiamo assolutamente pensato che eravamo fuori dalla lotta alla retrocessione. Dopodiché, all'interno di una strategia e di un equilibrio della società, abbiamo fatto un mercato che si poteva fare e abbiamo preso i profili che erano in linea con queste strategie direttive. Massimo Pizzo, la stampa. Tu hai fatto valutazioni, però mi piacerebbe capire la scelta poi
viene fatta solo dal direttore sportivo, di concerto con l'allenatore, quindi sono scelte condivise. Sì. In che percentuale? Ma non c'è uno standard, cioè nel senso che l'allenatore dà delle indicazioni tecniche e di caratteristiche. Dopodiché il direttore, attraverso le sue conoscenze, va a trovare dei conoscenze e disponibilità della società, ovviamente, va a cercare dei profili che possono essere coerenti con le richieste tecniche. Dopodiché io e Moreno ci siamo confrontati, ma direi chiaramente, ogni ora. Ma come è stata la gestione durante l'anno? Quindi è stata pienamente condivisa, dopodiché è ovvio che ci sono delle discussioni, ci sono dei confronti. Di solito l'allenatore tende sempre a volere i giocatori più forti, che però hanno un problema, che costano sempre tanto, e quindi da lì le discussioni, però è una cosa normale, un processo normale. Certo è stato tutto condiviso poi dopo, ti ripeto, tra società, direttore e allenatore. E pensi di aver pagato una sorta di noviziato anche tu? Ma sicuramente, ma certo. Perché io di B, vabbè, parliamo della preistoria, l'ho giocato ma non c'entra niente. Mi sono reso conto, ma me ne ero reso conto anche quando facevo lo scout, finché non vivi in maniera diretta una categoria non la puoi conoscere. Nel senso che tu la puoi, io l'ho vista tanti, l'anno scorso non è che non ero preparato, perché di partite io ne vedo probabilmente 250-300 all'anno, se non anche di più, perché ci sono delle settimane dove mi vedo 3-4 partite al giorno. Però guardarle, vederle è un conto, viverle dal vivo, guardarle, cioè vedere gli allenamenti tutti i giorni della propria squadra che sta in quella categoria, ti dà sicuramente, cioè cambi valutazioni. È una valutazione molto più calibrata, conosci meglio la categoria, e se devo dire sì, è ovvio che ho pagato un iniziato, ma anche magari di rapporti con gli addetti di lavori. No, le difficoltà che ho riscontrato è che comunque in questa Serie B, con queste società con cui noi insomma eravamo per prendere i giocatori, l'Alessandria partiva comunque come una società novella della Serie B, era 50 anni che non stava in Serie B, e noi giocavamo contro squadre potenti, perché basta guardare la lista delle squadre, per capire che noi insomma è la storia delle squadre, che noi partivamo sicuramente sempre dal livello più basso. Fabio, questo che torniamo un attimo a una carta di gennaio. Noi lo chiudiamo con meno uno sul capitolo attacco. È vero che non è che i gol fa solo l'attacco e poi tutta una fase offensiva da fare, non è solo il punto di attacco, però si chiude con meno uno. Non c'è stata la volontà partito Arrighini di portare un attaccante in più, proprio visto questo livello alto, poi questa competitività, questa forza. Arrighini è arrivato Fabbrini che aveva caratteristiche diverse, quello è stato lo spazio in più a Arrighini e Fabbrini, se parliamo di caratteristiche. Se parliamo numericamente, probabilmente potevamo prendere un giocatore in più, ma seguono, ma come ho detto tante volte è sempre difficile scrivere una storia, anzi impossibile. Mario Marchione, Alessandro Megate. Vado un po' controcorrente, cioè in questo senso, guardando poi la classifica finale, sì. Poi in fondo vi ha segnato uno più uno in meno gli stessi gol di Vincenzo, certo. Abbiamo preso uno più in meno gli stessi gol, cioè quindi teoricamente
mi dispiace dirlo, ma tutto avviene solo negli scontri diretti, soprattutto quello con il liceo. Sì. Perché il punto, noi sappiamo il punto, è dal 75 che per un punto e poi il campionato la Cavaliere, c'è sempre questo punto che noi purtroppo ci penalizza. Ma in questo caso qui, però, al di là del fatto che condivido che Arrighini non è stato comunque sostituito, diciamo, pari pari come caratteristica, eccetera. Però in fondo, qui tutto, verte intorno al fatto che sì, determinate partite... Guarda, ti ricordo quasi... che lo dici te, perché poi dopo alla fine, di cose buone ne sono state fatte. Certo. Giocatori che abbiamo... c'è stato un gruppo intanto forte che arrivava dalla Serie C, molti di loro avevano giocato in maniera estemporanea in Serie B, quest'anno invece hanno dimostrato di poter fare anche buone prestazioni in Serie B. Non faccio nomi perché non è giusto, ma basta guardare le presenze per capire che... E anche guardare le partite, essere venuti qua a vedere le partite, per capire che hanno alzato il livello. Abbiamo anche valorizzato alcuni giovani, mi viene in mente a Milanese, Pierozzi, e mi dispiace anche per Colai, che sono tre giovani e che secondo me avranno un po' di roba da dire in futuro. E rimane, abbiamo fatto delle partite secondo me con delle prestazioni dove, cioè, questa squadra qua è stata riconosciuta anche a fine partita, c'erano 10 ragazzi in campo che piangevano e c'era tutto lo stadio che gli batteva le mani, quindi questo è testimonianza del fatto che la squadra ha dato tutto. E credo che questo sia agli occhi di tutti. Dopodiché, come dici te, è mancato un punto. E però io per il futuro, per la costruzione mia e di questa società, se sarà ancora questa società, la mia società, e devo farmi delle domande e dargli delle risposte per quel punto che mancava. Che può essere stato anche banalmente un palo della regina o la traversa, o i due pali alla traversa, o un errore davanti alla porta, o un errore in disimpegno che è diventato gol. Ok, ci stava per avere confronto diretto. Ma non può essere quella, non può essere quella l'analisi, okay, di una persona. Certo. Ok. L'altra domanda velocissima è questa: qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato? Il fatto di essere partito il 18 di giugno o il fatto che Alessandro ovviamente era novizia in questa categoria? No, la difficoltà più grossa è stata che siamo partiti il 18 di giugno. Il 18 giugno. Grazie. Molti problemi si sono materializzati durante la stagione, soprattutto a centrocampo, a livello numerico, per gli infortuni, siamo stati in quest'ottica attorno al mercato estivo. Volevo capire la logica dell'arrivo di Palazzi all'ultimo giorno di mercato, poi di fatto sempre infortunato. È stato sfortunato lui si è rotto due volte l'arco plantare, che è un infortunio anche veramente difficile. L'arrivo di Palazzi era, noi avevamo 4 centrocampisti centrali e lui era quinto, quindi cioè, numericamente sì, però poi due, nella pratica se si fa male, cioè, noi avevamo preso il quinto apposta per tenerlo, per farlo ruotare. Noi giocavamo con due centrocampisti centrali, avevamo quattro centrocampisti, il quinto è stato Palazzi. Purtroppo Palazzi a settembre si è rotto l'arco plantare, dopo tre mesi ha recuperato e dopo 15 giorni si è rotto il secondo arco plantare, quindi non abbiamo avuto materialmente mai l'alternativa in mezzo al campo. Poi ti voglio dire anche che in mezzo a tutto questo tram tram abbiamo spostato Milanese da davanti in mezzo e abbiamo scoperto un centrocampista, certo, probabilmente di prospettiva molto più alta e anche di categoria superiore. E hai dato anche prospettive a lui come carriera, perché è arrivato con un altro ruolo e lui è cresciuto. Però numericamente in mezzo al campo c'eravamo, cioè, poi c'è stato un periodo a febbraio-marzo dove eravamo 3 infortunati su 4, anzi 4 su 5. Quindi siamo andati in difficoltà numericamente, però potevamo fare una cosa di 30 giocatori, cioè nel senso che c'erano pisti per forse per, diciamo, 5 per due ruoli, per due posti, insomma, sono abbastanza, di solito funziona. Grazie. Altro? Se, se ti dico Marconi, cosa mi rispondi?
Marconi. Ma Marconi, Marconi sicuramente ha deluso le aspettative, ma Marconi, e qua rientra il discorso che ti facevo prima, ok? No, non per l'emozione, perché Marconi a luglio, quando l'abbiamo preso, era il miglior attaccante che potevamo prendere, perché nei due anni precedenti Marconi ha fatto 65 partite e 28 gol, ed era il quarto capocannoniere negli ultimi tre anni della Serie B, e veniva da Alessandro. Quindi in quel momento lì Marconi era il miglior attaccante che potevamo prendere, te lo assicuro, con una serie di problemi che probabilmente portavano a venire ad Alessandria, perché probabilmente le 8 giornate di squalifica, cioè, ci hanno aiutato, perché Marconi lo cercavano società e squadre più grandi, e probabilmente se non avevano le 8 giornate non veniva ad Alessandria. Però, e quindi io credo, ma anche Michele lo sa di aver deluso quest'anno, perché non credo che sia stato contento dell'annata che ha fatto. Dopodiché, per l'onestà intellettuale che ti dicevo prima, allora noi abbiamo messo Marconi nelle migliori condizioni di poter dare qualcosa a questa squadra? Perché io devo farmi queste domande qua, se no io do la colpa a Marconi, e però ti posso dire, va bene, Marconi ha fatto 2 gol, 3 gol, però Corazza ne ha fatti 12. Chi si aspettava che Corazza facesse 12 gol? Quindi poi all'interno della squadra, come diceva prima, no, esatto, cioè un gol noi ne abbiamo fatto uno meno del Vicenza e uno in più del Cosenza, o viceversa, e ne abbiamo presi 59 miliardi come le altre squadre. Poi da Marconi ci aspettavamo tanto, sì, a De Lui, sì. Abbiamo fatto in modo di metterlo nelle condizioni di poter vendere come Marconi? Questa è la risposta che abbiamo. Cioè la domanda che ci dobbiamo chiedere. Perché non è solo colpa di Marconi. Questa, scusami, è una domanda complessiva che può riguardare te, può riguardare la società, può riguardare la guida tecnica, tutti. Quello che ti ho detto prima, guarda che qua, cioè, non c'è un responsabile. Cioè, l'Alessandria Calcio con tutti i suoi tesserati che ha detto Cessa. Se quando si vince si dice, guardate che siamo andati su perché un punticino ci ha permesso di arrivare, quindi i magazzinieri hanno fatto loro, lo staff tecnico, il presidente, è uguale come ci ha detto Cere, è la stessa identica cosa. Se però non partiamo da quel pensiero lì di autocritica e di approfondimento degli errori che sono stati fatti in tutte le loro aree, ok? Societaria, dirigenziale, tecnica e di squadra, sbagliamo. Cioè è un punto di partenza che non è mio. Perché io domani voglio essere un direttore migliore di quello che ero ieri. Posso chiedere ancora una cosa? Situazione giocatori sotto contratto, di sì. Proprietà, ma è sbagliato. Cioè, complessivamente ci rientrano 3 prestiti, rientrerebbero 4. Perché c'è anche Cessini, Geraci, Giorno e qui si sono questi e che sono tutti giocatori con contratti a 2023 e quelli che rientrano. Sì. Ce ne sono poi, mi sembra 4 al 2024. Ce ne sono 4, chiedi delle robe. Sì, no, ce ne sono 4 al 2024 e poi no, alla fine ci sono, se non sbaglio, 16 giocatori. Questi 16 giocatori, che sono alcuni magari concentrati in alcuni ruoli, soprattutto in difesa ce ne sono un certo numero di difensori. Sì, ce ne sono 5. Cosa succede? Cioè, questi possono essere una base e gente che su cui fare una ricostruzione. Queste sono indicazioni che deve dare il presidente, cioè oggi non possono farmi domande perché non so cosa verrà, l'indicazione del presidente. Cioè, ci sono dei contatti in essere, quindi questo è. Dopodiché la scelta strategica, come al solito, è strategico economico del presidente, quindi io lì, cioè, alzo le mani e aspetterò le indicazioni sue. Altro?